Salve amici, bentrovati, bentrovati, consueto appuntamento con l'Indice. Apriamo parlando brevemente di politica, perché non c'è dubbio che arriveremo a farvi una testa tanda, perché ora sarà il momento proprio di trovare tutte le motivazioni per cui i vari candidati dovrebbero essere eletti. Fermo restando che questa legge nazionale è veramente una porcheria, che se ne stanno accorgendo ora, ricordate cosa ha detto per esempio l'onorevole Assenza, ma tante altre persone hanno detto che ci hanno tolto il piacere di votare, e quindi a questo punto siamo veramente tornati come era una volta. Noi ci preoccupiamo di quello che erano state certe forme politiche nel passato, ma in verità oggi è più o meno così. Cioè la tirannia, l'egemonia della vecchia politica, o meglio ancora, della politica fatta da coloro che stanno a Roma, hanno fatto tutto, quale oltre la logica gattopardiana, hanno cambiato tutto quanto secondo loro, ma alla fine è rimasto tutto come prima. Noi non possiamo votare, anche se, attenzione, ci sono delle valutazioni difficili che poi alla fine potrebbero dare addirittura delle sorprese, perché quando ti dice che il voto che dai all'uninominale poi in percentuale va dato a quello del plurinominale, ma in percentuale in che senso? Perché l'uninominale è uno solo, insomma lì alla fine vi assicuro che quando faranno, come ha detto il professore Ragnolo, quando faranno poi la confusione finale, vi assicuro che qualcuno farà ricorso, e come è successo da noi. Poi c'è anche ora iniziata quella che si chiama fake news, no? Ci dobbiamo organizzare, perché state certi che fino ad arrivare al 7 di marzo, al 4 di marzo, questi 30 giorni, ci saranno tantissime notizie che sono un po', cioè che non sono vere, ma che vengono fatte passare per vere. E naturalmente quelli che, a cui si rivolgono sono i candidati. Allora si sta cercando di delegittimare il candidato, qualunque esso sia, perché ci sono quelli delle correnti opposte. Per esempio, per dirvi una, a Palermo c'è lo strappo del PD e nascono i partigiani del PD. Chi sono i partigiani? Sono quelli che, non avendo accettato la questione delle liste come sono fatte, Gentiloni, la Boschi e compagnia bella, che addirittura vengono qua a cercare i voti in Sicilia, o meglio a prendere i voti della Sicilia, hanno deciso, si sono dimessi componenti della segreteria regionale del PD, uno strappo che arriva a pochi giorni dalla campagna elettorale, e un PD in cortocircuito, quello che si sta presentando agli elettori. I quattro sono Rubino, Greco, Ferrante e Graziano. In una conferenza stampa dicono: siamo davanti a un partito di natura padronale, fatto di fidelizzati in cui non ci riconosciamo più. Ed è per questo che oggi ci dimettiamo dalla segreteria regionale. Segreteria regionale che in verità ha fatto ben poco, l'ultima non è servita a niente. Una decisione, dicono però, concordata con Raciti. A questo punto però che cosa vuol dire? Che se questi si dimettono, si dissociano dalla campagna elettorale, e dissociandosi probabilmente non faranno votare, e poi uscirà fuori, come è successo per esempio per Nino Minardo e per altri, tutta una serie di informazioni che sono sbagliate. Io ora vorrei farvi vedere un servizio che è a livello nazionale. Voi sapete che abbiamo questo collegamento
con Pandora TV e con l'amico Giulietto Chiesa. Allora, lui parla di fake news, no? Perché dice le fake news sono delle notizie false che poi però diventano globali e quindi vanno oltre a quello che forse era la prima idea, quella proprio di fare un po' di male, ma poi ne fa molto di più. Però c'è lì il doppio rischio. Il doppio rischio è che per far sì che le fake news non girino più, c'è gente che vuole bloccare l'informazione. Questo non ci piace. Sentiamo Giulietto Chiesa. C'è una soluzione per il problema delle fake news e l'ha inventata Mark Zuckerberg, il factotum inventore, gestore di Facebook. Abolire le news, molto semplicemente. E siccome sta parlando lui, Zuckerberg, a 2 miliardi di persone, perché Facebook nel 2008 erano circa 200 milioni, adesso nel 2017, anzi 2018, sono diventati 2 miliardi. Allora, Zuckerberg annuncia orwellianamente che ridurrà il peso delle news in tutta l'attività di Facebook. Come faccia non lo so, ma probabilmente ha gli strumenti adatti per modificare l'orientamento. E come? Farà in modo che gli utilizzatori del suo strumento, appunto, la cifra che vi ho detto prima, 2 miliardi di persone su questo pianeta, si orienteranno prevalentemente verso le notizie private, l'amore, le relazioni interpersonali e si ridurrà quindi il peso delle news nello scambio di informazioni tra gli utilizzatori. E la notizia è fantastica perché dice fino a qual punto un signore come Zuckerberg, lasciamo da parte i suoi legami con l'FBI, la CIA, la NSA, cioè i servizi di sicurezza americani, può permettersi di orientare le idee, le occupazioni principali, l'attenzione di 2 miliardi di persone. Siamo in questo mondo e a questo punto mi viene necessario fare un commento. Quando sento dire, sento parlare dell'ultima dichiarazione proprio di oggi di Pompeo, il capo della CIA, il quale dice che loro si aspettano che la Russia possa influire su tutte le elezioni successive che avverranno, cioè modificando i modi di pensare. Allora, è come, l'ho già detto scherzando in una recente trasmissione televisiva, è come il lupo che accusa l'agnello di sporcargli il torrente, il lupo che è pieno di denti, che ha una potenza sconfinata perché il web è nelle mani interamente degli Stati Uniti d'America attraverso Google, Facebook, Twitter, cioè loro hanno il controllo totale dei server, hanno il controllo totale di tutte le comunicazioni finanziarie mondiali, sono in grado di monitorare qualunque spostamento di denaro, piccolo o grande, statisticamente hanno il dominio della comunicazione diciamo elettronica attraverso i social network e tutto il resto, accusano la Russia, che è un agnello praticamente, senza strumenti, di influenzare il resto del mondo. Sarebbe da ridere? Sarebbe da ridere. Mi viene da dire, una risata li seppellirà, se non fosse che seppellire questi giganti sarà il grande problema del futuro se vorremmo restare liberi. Bisogna che si affronti il problema della costruzione di un internet che abbia delle caratteristiche nazionali di difesa. Bisogna stabilire delle barriere, altrimenti qualcuno da qualche parte che sa quali sono i tasti del nostro cervello che devono essere toccati, perché quello che ho detto prima di Zuckerberg dice che lui sa quali sono i tasti che deve toccare per modificare il comportamento di 2 miliardi di persone. E quindi noi dobbiamo decidere che se non ci piace quello che pensa Zuckerberg, dobbiamo dotarci di una saracinesca che quando lui agisce glielo impedisce. Dopodiché noi dovremmo educare le nostre popolazioni a difendersi. Bisogna che la gente sappia che abbiamo di fronte un nemico che vuole modificare i nostri comportamenti senza chiedere il nostro parere. Questo è un nemico ed è un nemico pericoloso.
bisogna che troviamo gli strumenti. E il primo strumento che io dico è: dobbiamo avere un governo italiano, cioè dobbiamo avere dei partiti, dobbiamo avere non un'opposizione ma un governo che rispetti il nostro diritto costituzionale a poter fare le cose che riteniamo giuste e utili in questo paese. Se lo faranno i francesi, se lo faranno i tedeschi, se lo farà l'Europa nel suo insieme come federazione di stati indipendenti e sovrani, beh, allora saremo molto più forti e potremo stabilire noi le norme che ci aggradano e rifiutare le norme che respingiamo. Questa è una linea politica, è un programma di governo. Vabbè, era un servizio a livello nazionale per farvi capire alcune cose. Poi Giulietto Chiesa è un giornalista che non può essere discusso, anche se molti lo indicano come un comunista di vecchia data. Magari a Berlusconi il tempo addietro gli sarebbe venuta l'orticaria, no? Oppure con questa sua idea, la mossa del cavallo, che pare non abbia però avuto grandi risultati. La questione delle fake news è molto seria, ha anche creato grandi difficoltà a livello internazionale. Ora bisogna comprendere, qua faccio un po' la battuta, cos'è una fake news, no? Metti caso che arriva un partito e dice fisco e pensioni, no? Dice, noi cosa, fisco, uno dei cavalli di battaglia è l'introduzione del sostegno universale unico alle famiglie, secondo il PD. Il centrodestra invece dice meno tasse, bisogna abbassare le tasse e non fare pagare questo o quello. Allora, queste sono fake news, perché le promesse fatte naturalmente a un mese dalle elezioni, abbiamo visto che ben poche poi sono state mantenute, e quindi su questa cosa siamo rimasti tutti molto delusi. Vabbè, per quanto riguarda per esempio il fisco, l'MB5, il Movimento 5 Stelle dice che il peso del fisco è eccessivo, poi liberi e uguali, ci va alleggerita l'IRPEF sul lavoro, e questa è un'altra fake news, sì al salario minimo garantito per tutti. Magari, Dio, ci fosse questa possibilità, perché a questo punto ci vorrebbero tanti di quei soldi. Allora è la battuta che hanno fatto prima, con tutte queste promesse, ma quanti soldi dovreste avere? Perché ogni volta che tu dici minimo a tutti i cittadini, i soldi devono andare da qualche parte, stampare non si possono stampare. Allora chiudiamo questa parte, oggi è un giorno un po' anomalo, perché in verità ci sono ben poche cose che accadono, e quindi noi dobbiamo, come si dice, cuocerci con il nostro brodo. Allora, la storia dell'agenzia di viaggi, insomma, è diventata, ecco, un fenomeno globale. Ora io non voglio dire che ci sono fake news, assolutamente no, ma però poi viene anche strumentalizzata questa cosa, no? E allora stamattina ci sono stati, c'è stato un gruppetto di persone che sono andate davanti all'agenzia per mostrare la propria solidarietà. Ora, noi siamo contrari ai piagnistei, perché i piagnistei sono certamente importanti, però vi rendete conto che oggi dai, non si può continuare, dobbiamo capire cosa invece si può fare, perché noi siamo solidali certamente con coloro che hanno subito questo oltraggio, questa offesa alla loro professione, al loro lavoro e qua là. Però quello che vogliamo capire, cioè, non è dice bravo, ci dispiace, piangiamo tutti con te. Quello che vogliamo capire è che cosa si può fare, quello che si può fare, perché non c'è dubbio che di fronte a delle realtà qualcuno deve intervenire. Allora, questo, vedete, c'è Santi Di Lalosi che parla in questo momento responsabile della CNA cittadina. Allora, noi abbiamo fatto delle interviste, mi pare che ci sia Salvo Ingallinera, sì, Salvo Ingallinera, che in questo caso è il responsabile dell'ASCOM, quindi commercianti, e dovrebbe essere quello che più ha a cuore
questa storia, essendo il responsabile dei commercianti di Ragusa. E poi c'è il problema della Via Roma, sentiremo anche il parroco per cercare di capire che cosa vogliono fare. Allora, mi pare c'è in Gallinera, salve in Gallinera, vediamo. La presenza dell'ASCOM ovviamente in un momento che preoccupa un po' tutti. Ma siamo all'ennesimo episodio che ci deve dare modo di allarmarci, perché qualche anno fa, a cominciare da Piazza San Giovanni e poi su Via Roma e poi in particolare questo esercizio già 2 anni fa preso di mira dai ladri, questa volta non è bastato il furto, c'è stato anche l'incendio. Quindi c'è qualche dinamica che all'interno della città si muove e che probabilmente è il caso assolutamente di bloccare sul nascere. Stiamo chiedendo un incontro in prefettura per capire cosa, come intende muoversi l'istituzione in questa situazione. Allora, per quanto riguarda questa vicenda, giustamente il rappresentante dell'ASCOM dice: stiamo chiedendo in prefettura perché dobbiamo capire. Dice: questa agenzia, questo esercizio commerciale, perché se lo chiamiamo agenzia è ancora peggio, perché uno dice: ma è un'agenzia, ma quali soldi devi trovare oggi, che come ho già spiegato, nelle agenzie di viaggi soldi contanti non ce n'è, no? Quindi non puoi pensare di andare lì a trovare, perché chi fa i viaggi li compra con la carta di credito, con i bonifici o cose del genere. Quindi dice: che cosa può essere accaduto? E non vorrei, ma no, è una preoccupazione che secondo me non esiste, perché mi sembra, dice, dobbiamo capire già la seconda volta, ma allora cos'è? Un problema che va oltre, e da noi non siamo abituati, racket, cose del genere, noi non siamo abituati a una cosa del genere, perché il pizzo, non mi risulti che ci sia mai stato in questa città qualcuno che ha chiesto il pizzo, no, non risulta, perché grazie all'attento controllo, le forze dell'ordine, tutto quello che volete, qui questo fenomeno non c'è. Non vorrei che fosse l'inizio di qualcosa del genere. Allora, c'era anche Pippo Gabibbo, che è il presidente dell'associazione anti-racket. Vediamo cosa dice Pippo Gabibbo. Presidente dell'associazione anti-racket per quanto riguarda Ragusa, Giuseppe Gabibbo. Allora, cosa si può fare? Cioè, ci sono dei progetti in corso? Perché veramente è qualcosa che ci preoccupa, nel senso che a Ragusa non si era mai sentito parlare né di racket né di pizzo, e questo ci fa pensare a qualcosa del genere. Allora, come associazione anti-racket, come vi state muovendo? Allora, buongiorno. Noi siamo presenti perché qualsiasi delitto, reato incendiario o qualsiasi altro delitto, noi siamo presenti, siamo vicini alle vittime, per quanto riguarda specialmente, ecco, nel caso specifico. Ora sono le indagini da parte della polizia a determinare che tipo di dolo è. L'anti-racket è presente in tutte le attività dal momento in cui si evince un delitto, un reato di estorsione. C'è un fondo, non è un progetto, ma è già una legge dello Stato, un fondo nazionale gestito qui della prefettura di Ragusa per quanto riguarda i reati contro l'antiracket e l'usura. Quindi è tutto da vedere e da definire le indagini che faranno la polizia, e poi di là si può iniziare una pratica per appunto entrare a far parte del quanto riguarda appunto il rimborso da parte dello Stato, più che il rimborso. Intanto come state vicini alla vittima? Immediatamente come vi siete mossi? Intanto ci siamo mossi subito, l'abbiamo cercato e lei stessa poi ci ha trovato, naturalmente, perché ci conoscono i colleghi, diciamo che l'associazione esiste ed è presente in questi momenti. Innanzitutto moralmente siamo stati vicini e saremo sempre vicini. Ci costituiremo parte civile in caso in cui si trova, e speriamo che si trova chi ha commesso il reato.
e poi inizieremo anche la parte burocratica amministrativa se riusciamo a poter far accedere al fondo dell'anti-racket, che è importante. Questo è importante per far ripartire l'attività. Dobbiamo farla ripartire moralmente, che è importante moralmente, perché è un po' giù la Irene, quindi ha bisogno di un sostegno morale innanzitutto. E quindi speriamo che appunto la pratica potrebbe andare a buon fine e avrebbe un aiuto. La pratica è già partita? No, ancora no, questo parte subito dopo, diciamo, delle indagini in corso con la polizia. Quindi, ecco, state sempre in contatto con gli organi inquirenti? Con la prefettura e gli organi appunto che gestiscono questo tipo di pratiche, quindi noi siamo vicini. Voglio fare un appello, ne approfitto appunto in cui dico che tutte le attività commerciali oggi è importante avere delle telecamere di sorveglianza che aiutano il 99% a definire le indagini quanto prima. Vedo che ancora non siamo tutti ben forniti di telecamere di sorveglianza, che è importante, sono delle cose, degli strumenti importanti che diamo alle forze dell'ordine e di collaborazione naturalmente. E poi dobbiamo essere sempre vicini alle forze dell'ordine per qualsiasi cosa, anche una stupidità, una banale telefonata o un cliente strano, facciamoci degli appunti, potrebbero sempre servire, speriamo mai, però sono delle cose utili che fanno bene anche alle indagini. Allora, per quanto riguarda l'antiracket ci siamo vicini, però io vorrei cancellare questo problema, perché poi accadono, poi a Ragusa non ci siamo abituati, come dicevo, magari se fossimo a Palermo lo spazio di questa vicenda sarebbe 2 minuti forse. Io credo che, come ho detto ieri, noi dobbiamo rivedere il concetto di città. Ed è uno di quei problemi che la prossima amministrazione deve porsi. Perché se noi affrontiamo i prossimi anni lasciando tutto così com'è, guardate, non sperciamo da questa vicenda. Perché il problema principale è proprio questo, che se alcune zone stanno morendo, è impossibile pensare che senza interventi particolari ritornino ad essere quello che erano una volta. E lo abbiamo visto anche nelle altre grandi città. Voglio farvi un esempio esagerato, ma pensate per esempio alle grandi città del nord, no? Che sono state negli ultimi anni completamente ripensate e riviste. Amburgo, no? Amburgo è una città che aveva tutta la zona del porto, che era, la parola sarebbe un bordello, ma non lo diciamo, no? Ma dovrebbe essere quella. Era un posto assolutamente infrequentabile. Bene, negli ultimi 10 anni, con una politica, forse anche qualcosa negli ultimi 15 anni, con una politica dell'amministrazione che ha deciso di cambiare completamente, di cambiare dal punto di vista della circolazione, di inserire in quei posti uffici pubblici, c'è anche la polizia come sede nel vecchio porto di Amburgo, quindi cambia tutto quanto. E allora lì è che bisogna rivedere la città. E la città si rivede partendo da quelle che sono le forze, i pro, no? I capitali. Che capitali abbiamo? Abbiamo per esempio una serie di strutture, quindi di locali, che sono o di proprietà del comune o comunque di proprietà di nessuno, nel senso che sono di fondazioni che potrebbero essere riprese. Io insisto nel dire: non portate via il museo dalla via Roma per portarlo a Ibla, è sbagliato, e ancora tante altre cose. Se non si rivede questo centro, utilizzando anche, attenzione, la tassa di soggiorno, piuttosto che buttarla in operazioni fantascientifiche, come dicevamo l'altro giorno, facciamo la cena a Berlino, l'abbiamo fatto 40 anni fa, io ero un professionista in questo, non nel fare le cene, ma nel fare le iniziative fuori. No, noi invece investiamo in tutta una serie di attività che devono essere fatte nel centro della città. Poi state tranquilli che lì alle 6 del mattino nessun balordo andrebbe mai a fare una cosa del genere. Quindi a questo punto bisogna rivedere. Ho tirato
come si dice, questo panegirico. Ma c'era per esempio Sonia Migliore che è candidata a sindaco. Io dico che, a parte le parole che gli abbiamo fatto dire, ma il nuovo sindaco, uno dei candidati a sindaci, e quindi quello che può essere il nuovo sindaco, questa vicenda la deve vedere in un altro modo. Sentiamo comunque Sonia Migliore. Sono il migliore, siamo proprio davanti a Dixie, è un fenomeno preoccupante. Questo è un fenomeno terribile, io lo considero come un gravissimo campanello d'allarme, che non è soltanto relativo alla perdita e comunque ad una giovane imprenditrice a cui va la nostra massima solidarietà. Io dico che dovremmo andare oltre la solidarietà, perché bisogna anche istituire per esempio un fondo di garanzia o comunque un fondo di solidarietà. Io penso che questa gente va poi sostenuta con interventi economici, perché la solidarietà, soltanto la solidarietà è una bella cosa, ma non si risollevano le sorti dell'economia con una pacca sulle spalle. È un fenomeno, un atto che va al di là delle perdite, al di là di tutto. Siamo in piena via Roma. Un atto criminoso avvenuto, a quanto ho capito, in mattinata, quindi neanche un orario notturno. Qui bisogna fare delle scelte importanti, forti e decisive. Non possiamo lasciare la nostra città che vada poi a finire in un giro, mi auguro non sia così, che va al di là della piccola criminalità. Quindi è necessario istituire immediatamente, ma dico immediatamente, delle azioni di sicurezza, i famosi poliziotti di quartiere, bisogna istituire circuiti di videosorveglianza importanti, bisogna aprire le barriere del centro storico. Ragazzi, qui abbiamo saracinesche chiuse, abbiamo un degrado che è mortificante per una città che era abituata a essere l'isola nell'isola. Vogliamo parlare di questo? Dobbiamo, non dico tornare a essere un'isola felice, ma qui ci vuole un input della politica decisivo, forte, importante, quasi traumatico anche da sopportare. Non possiamo andare ancora a chiacchiere, c'è una responsabilità infinita della politica, perché lo dobbiamo dire le cose come stanno da tutti i punti di vista, urbanistici, sociali. Quindi noi, dico, da questo punto di vista ci faremo carico di prendiamo spunto con umiltà. Il sindaco, l'amministrazione, con umiltà prendiamo spunto da questo atto criminoso, importante, che è l'inizio della fine, se così lo vogliamo chiamare. Qualcuno deve assolutamente porre un freno a tutta una situazione che diventa oggi realmente allarmante. A Ragusa è partita la distribuzione dei contenitori per la raccolta differenziata. Non farti trovare impreparato. Cerca sul sito internet www.bastaunattimo.com il luogo più vicino a te in cui ritirare il materiale. Oppure chiama il numero verde 897 35 33 per maggiori informazioni. Basta un attimo e fai la differenza. Primavera a Monaco. Dal 20 al 25 aprile Area Tours vi porta alla scoperta della romantica Baviera. I castelli, le residenze reali, le città di Monaco e Salisburgo vi stanno aspettando. Volo all'Italia da Catania, transfert e hotel 4 stelle centrale con trattamento in mezza pensione, assicurazione medico non stop e guida in italiano, tutto a 790 euro a persona. Affrettati a prenotare in agenzia. Guarda il programma dettagliato sulla pagina Facebook. Area Tours, via Risorgimento 4 a Ragusa. Per
essere vicini ai bisogni delle famiglie e permettere un accesso rapido alle prestazioni sanitarie, è nato a Ragusa l'ambulatorio polispecialistico del Centro Risvegli Ibleo. Attraverso la tessera di sanità sociale per le famiglie, a fronte di un contributo volontario, sarà possibile usufruire di 2 consulenze specialistiche gratuite tra tutte quelle erogate dai medici specialisti dell'ambulatorio. Le successive consulenze e gli accertamenti strumentali saranno erogate sempre a tariffe vantaggiose. Tra le prestazioni offerte dall'ambulatorio, la visita cardiologica, neurologica, ginecologica, chirurgia toracica, angiologica, dermatologica, nutrizionistica ed ecografia. L'ambulatorio utilizza attrezzature di alto livello in grado di fornire ai propri utenti prestazioni di qualità e diagnosi certe con terapie adeguate. Per appuntamenti chiamare lo 0932 191 27 91. Ambulatorio polispecialistico di medicina sociale, via Mariano Rumor 10, Ragusa. Va bene, a questo punto credo che possiamo chiudere questo argomento. C'era anche il prete, ma ho detto piagnistei, no, non ne voglio in questa cosa. Poi avremo occasione di riparlarne magari con l'imprenditrice per capire come intende rivedere la sua posizione. Basta. La città deve essere rivista e tante cose si devono fare insieme all'amministrazione, perché se l'amministrazione nei tempi giusti avesse saputo fare scelte, ma scelte dettate dalla economia della città e non dal fatto che quello poi era amico, ma vediamo chi ci lavora, avremmo fatto altre scelte. E queste cose magari oggi non accadrebbero perché il centro storico sarebbe diverso. Ma io dico, perché in tante altre città il centro storico è vivo? Dice, vattene a Monaca. Il concetto di Modica è ben diverso, lo abbiamo detto tante volte, perché Modica è una città dove il centro storico coincide con il centro della città e quindi mette insieme tutte e due le cose, dal turismo all'economia eccetera eccetera. Quindi io dico che se voi passate, che vi posso dire, su Corso Umberto scendete dal Duomo e andate verso San Pietro mentre trovi la cioccolata, tu invece passi da via Roma, il turista non ci va perché non ci sono turisti in via Roma, perché non ce n'è motivo. Sono cose che non sappiamo organizzare. E a proposito di Modica, devo dire una cosa interessante. A Modica il sindaco dice è venuto incontro ai contribuenti che si sono visti pignorati il conto corrente. Questa è una cosa molto seria. Perché non pagano le tasse. Tutti sappiamo che le tasse si devono pagare, no? Però pignorare il conto corrente è un po' troppo, mi sembra una cosa forte. Ora cos'è accaduto? Che la Giunta cerca di venire incontro ai tanti contribuenti che si sono visti bloccati i propri conti correnti per non aver adempiuto alle ingiunzioni di pagamento per le somme dovute negli anni e non pagate. L'amministrazione ha bisogno di incassare. Ma sapete, su questa vicenda l'altro giorno parlavo con un esponente politico del nostro territorio e si diceva c'è un problema molto serio sul recupero delle somme dovute alle amministrazioni. Ma io vorrei anche capire quanto ci costa tutto questo. Perché qualcuno mi ha detto che l'aggio, no, che viene poi dato alle società, sono surdune, ma non surdune, surdune. Ecco che anche questa è una cosa che un giorno di questi dovremmo pensare e vedere come la riusciamo a valutare. No, vabbè, comunque complimenti per il sindaco che in qualche modo va incontro a chi si trova il conto bloccato. Un'altra cosa importante di Modica è questa storia di questo parrino che ha iniettato i soldi. Ma quanto bordello stanno facendo, dai? Allora è chiaro che su questa vicenda poi il prete sbaglia
come si chiama questo prete, ma manco io lo so, sbaglia a fare, a chiedere scusa. Non è il caso, perché l'idea certamente di questo Don Mario Martorina era quella di dire, secondo me, se non volete metterci soldi, non metteteceli, perché è inutile far vedere che uno ci mette soldi e poi ci mette due centesimi. No, perché sappiamo tutti, purtroppo, che oggi due centesimi non contano. No? Mettere cinque centesimi è come mettere nulla. Dice no, Paperon dei Paperoni con un cent, la famosa numero uno, ha fatto il miliardo dei miliardi di dollari. Ma quello è a Paperopoli, nei film, nei cartoni animati. Nella verità, con 5 centesimi si fanno sempre 5 centesimi. Qualcuno può dire, ma se gliene diamo 50.000, poi fanno, ma cosa fanno? 5 euro. Allora, Don Martorina qua diceva, è ipocrita, quello che fa finta di mettere i soldi, non ci mette i soldi e ci mette 5 centesimi. Certo, se è vero quello che raccontano, che poi li ha buttati, poteva benissimo mettere là e dire venitevene a prendere perché non li vogliamo, senza fare questa scena. E anche Monsignor Staglianò, ma là Staglianò bisogna essere un pochino più, come posso dire, anche capire che c'è un po' di si arrabbia anche il prete. Allora, cambiamo argomento. Da Modica ci spostiamo invece alla Framodica e Scicli, anzi Framodica e Ispica, fino ad arrivare a Rosolini, o al contrario, da Rosolini a Ispica a Modica. Torna ad essere in dubbio questa benedetta autostrada. Io dico, ma possibile mai? C'è possibile mai che non riusciamo a fare un chilometro di strada? Ed è venuto Falcone, ed è venuto, l'abbiamo detto al presidente Musumeci, cioè io pensavo che Musumeci potesse essere uno di quelli che si impegna nelle cose e ti dice ora te lo faccio vedere io, per cambiare da quello che avevamo prima, ma qua purtroppo non funziona così. È venuto Falcone, ho trovato 10 milioni, e dove sono? Com'è possibile che ancora fermo? Ecco, tutte queste cose devono essere in qualche modo, riviste, perché Modica, la Rosolini Modica è essenziale per il nostro territorio. A Vittoria oggi si è parlato di prezzi dei prodotti agricoli, ma se ne è parlato soltanto perché poi sono sempre alcune parti politiche vengono accusate, sono quelle di Cicciaiello, che tornano sempre a parlare del mercato, ma fanno bene, perché poi ci dimentichiamo di questa realtà e quando scoppia il caso diciamo, ma ci avessimo pensato prima. E quindi fa bene Cicciaiello a dire bisogna intervenire sul mercato, perché poi resteremo con i guai. Come pure bisogna intervenire su questa storia della refezione. Anche qua ci hanno rotto le scatole con questa refezione, perché oggi scadeva il termine che si era preso il sindaco per dare una risposta alle mamme della refezione. Era giusto che il sindaco decidesse, però voi sapete che se non ci sono motivi particolarmente seri, perché ora cosa hanno fatto? Dice, facciamo fare l'analisi del cibo. Ma che pensate che è avvelenato il cibo? Il cibo sarà buono, non è dico, ma sarà certamente mangiabile, perché che ti dicono che addirittura che in putrefazione? Certamente no. Infatti la polpetta triste, il piatto, la carne scura, sono cose che non si danno ai bambini, ma non c'è scritto che non sono mangiabili. Quindi il sindaco si troverebbe in difficoltà, perché quando poi la ditta ti va e ti dice la roba era buona come ha detto l'ARPA o chissà che, il sindaco ci rimette le penne. Però la verità è anche questa, non possiamo continuare a parlare di refezione scolastica come se avessimo solo questo problema, ne abbiamo altri 100.000 e parliamo di refezione scolastica. Comunque oggi le mamme si sono di nuovo riunite lì ed ecco quello che ne è venuto fuori. Sentiamo questi due minuti. Ma il funzionamento della refezione scolastica, perfetto, proprio in nome
adatto. Perché... state incontrando in questo momento l'assessore Lelli. Sì, perché domani scadranno, diciamo, i 10 giorni fatidici che ci ha promesso l'amministrazione per avere una risposta di revoca del servizio. Tra l'altro l'assessore ora ci stava dicendo che passerà più tempo dei 10 giorni perché sono arrivate le controdeduzioni della ditta che è stata messa, che è stata citata, però effettivamente le mamme non possiamo più sostenere una cosa del genere, anche perché i tempi allungano e quindi i bambini non possono più mangiare i panini, perché tra l'altro sono costretti a mangiare i panini per non fare mangiare questa schifezza che arriva. Mi dispiace dirlo, ma è una schifezza vera e propria. Tra l'altro oggi abbiamo avuto l'intervento dei carabinieri in una scuola, perché un papà ha visto la carne che è arrivata oggi nera, e quindi se per me ha fatto una denuncia, ha chiamato i carabinieri che sono venuti nella scuola. I nastri non sono potuti intervenire perché forse ci vuole la scuola che faccia questa chiamata. Da un privato abbiamo capito che non è accettata la richiesta. Ora i genitori sono molto inalberati, aspettiamo che questi tempi siano molto brevi. Per noi deve sospendere il servizio immediatamente il comune, cioè noi non ci interessano né i tempi tecnici, né se ci sono poi verbali da pagare, né se ci sono cauzioni che devono dare. Noi vogliamo la sospensione di questa defezione che è proprio mal gestita. Non è il problema di preferire una ditta o un'altra, questo non facciamo questo pensiero. Ma dire, così non va. Così non va, vogliamo una defezione che dia di mangiare pulito ai nostri figli. Poi tra l'altro i NAS e l'ASP dicono che non ci sono elementi fondamentali, ma questo ci mancherebbe, nel senso non è che potrebbero trovare il veleno nel mangiare, sarebbe una cosa molto grave, ma perlomeno le norme igienico-sanitarie non vengono rispettate. Quindi una volta mi ricordo che nella prima mensa scolastica venivano fatti i controlli e ogni giorno il comune mandava il nutrizionista, mandava il NAS per controllare. Questa azienda non riceve mai una visita né dei NAS né del nutrizionista, cioè è libero di fare tutto quello che vuole. Sinceramente non capiamo perché, cioè perché non è controllato. L'assessore Leggio tra l'altro dice che voleva anche nome e cognome dei bambini che sono allergici, cioè ma che gliene frega qual è il nome e cognome dei bambini allergici? Ci sono dei bambini allergici, non abbiamo una cucina adatta alla preparazione dei pasti speciali. Penso che questi siano i punti fondamentali per la revoca del servizio. Non mi può chiedere i nomi dei bambini che hanno l'allergia, è una cosa assurda. Va bene, non è cambiato nulla, perché avete visto, le mamme si lamentano, il dottore Lumiere prende tempo, il sindaco non sa che dire, la situazione la sappiamo è quella che è, ma è normale, ve l'ho detto, che sia così. Ci vorrebbe ogni tanto un sindaco che prendesse in mano la questione, perché sono convinto che altri sindaci, non vi faccio il nome, in questa occasione intanto avrebbero preso il signore con le orecchie e avrebbero detto: mi dispiace, al momento non si può andare avanti perché la situazione è diventata drammatica e non possiamo permettere che le mamme ogni settimana vengano qua, perché non è neanche cambiato stile, perché la carne nera è tornata a esserci, così gli hanno detto. Fatto questo, io vado a chiudere il telegiornale, oggi ve l'ho detto, sono un po' stanco e mi secca continuare, nel senso che sono stanco. Allora, ora vi lascio con Gianni Papa che parla di tango, perché sabato c'è questo spettacolo di tango, a me il tango piace, non sono un praticante, devo dire la verità, e quindi però vedo che ci sono tantissimi che te li piace il tango, sono tangheri, non tangheri, tangheri, i tangheri che sono tanti appassionati, e sabato sera c'è questo spettacolo. Gianni intervista Massimo Leggio, che oltretutto è un attore, ma in questo spettacolo fa il tanghero e l'attore. Dopo ci sarà un po' di agrisapori, perché oggi il telegiornale è un pochino più corto. Grazie amici per la cortesia e attenzione, ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. Questa è Tele Iblea. Dai rigogliosi pascoli degli Iblei, dalla laboriosità dei casari, dalla trasformazione del latte intero crudo prodotto nei periodi di pascolo con essenze spontanee, dalla lavorazione artigianale della pasta filata, nasce il Ragusano DOP, formaggio tipico con denominazione di origine protetta, sottoposto ai controlli che ne assicurano la massima sicurezza alimentare. Certificato, rintracciabile e garantito, raccomandato dal consorzio di tutela, riconosciuto dal MIPAF. Lo trovi nelle salumerie e nei punti vendita. Scegli il Ragusano DOP e sai cosa mangi.
Per essere vicini ai bisogni delle famiglie e permettere un accesso rapido alle prestazioni sanitarie, è nato a Ragusa l'ambulatorio polispecialistico del Centro Risvegli Ibleo. Attraverso la tessera di sanità sociale per le famiglie, a fronte di un contributo volontario, sarà possibile usufruire di 2 consulenze specialistiche gratuite tra tutte quelle erogate dai medici specialisti dell'ambulatorio. Le successive consulenze e gli accertamenti strumentali saranno erogate sempre a tariffe vantaggiose. Tra le prestazioni offerte dall'ambulatorio, la visita cardiologica, neurologica, ginecologica, chirurgia toracica, angiologica, dermatologica, nutrizionistica ed ecografia. L'ambulatorio utilizza attrezzature di alto livello in grado di fornire ai propri utenti prestazioni di qualità e diagnosi certe con terapie adeguate. Per appuntamenti chiamare lo 0932 191 27 91. Ambulatorio polispecialistico di medicina sociale. Via Mariano Rumor 10, Ragusa. Ha sempre un fascino particolarissimo un teatro vuoto, sì. Le luci accese, le sedie, là sopra la tribuna non lo vedi perché è al buio, qua abbiamo i bicchieri di plastica, tavolino abbastanza traballante e invece Massimo Leggio in, devo dire, notevole forma. Abbiamo il cappotto tutti e due perché i riscaldamenti sono appena accesi, insomma è detto nella lingua che riguarda la materia di cui parleremo, ase frio. Ase mucho frio. Mucho frio. Allora, di che cosa, perché sono venuto qui a trovarti? Perché mi pare che tu sia pronto a farci vedere qualcosa su quello che un grandissimo scrittore diceva che era un pensiero triste, un pensiero, ovvero sia il tango. Esattamente, noi sabato alle 21 all'interno della stagione di prosa proponiamo questo spettacolo che si intitola Compagni di Tango. È un'esperienza vera, vissuta di circa 1-2 anni, diciamo, se continui, se pensiamo a tutto il percorso, di partecipazione a un corso di tango argentino qui a Ragusa, una scuola, una specie di post-reality. Sì, in qualche modo sì, perché noi raccontiamo in qualche modo l'esperienza che abbiamo, che continuiamo a fare insieme al tango. Nel senso anche tu. Anch'io, assolutamente. Come tanghero o come istruttore? Allora, come tanghero, come semplice allievo, e tra l'altro non dei più bravi, per cui nella media, diciamo. Ed è un'esperienza bellissima. Avevo conosciuto il tango 20 anni fa, in Sud America, eccetera. Poi, ritornando in Italia, me lo sono ritrovato di nuovo. C'è questo bellissimo gruppo che è Rosso Tango Ragusa. Giorgio Cavalieri e Ornella Lissandrello sono i nostri maestri, che ci deliziano e ci portano con loro in questo percorso formativo, insieme al tango argentino, alla storia del tango argentino e alla filosofia di vita che c'è dietro il tango, perché non è solo un ballo, ecco. Massimo, scusami, ma
Sabato e domenica, gli orari canonici. No, quindi, solo sabato. Ah, solo sabato 20:30, quando è? Sì, alle 21. Alle 21. Sabato, alle 21. Allora, ma la mia domanda è questa: tu che sei un attore sperimentato, anche bravo, glielo possiamo dire, diciamo, che hanno bisogno di sentirselo dire. Allora, beh, che ci vuoi fare? Tu che sei un attore sperimentato, ma ci sono anche non attori, quindi. Sono praticamente quasi tutti non attori, tranne qualcuno che ha avuto esperienze teatrali. Io ovviamente sono in scena con loro. Sì, ma tu cosa fai lì? Io coordino il gruppo. È come se io raccontassi al pubblico la mia esperienza col tango attraverso la presenza di tutti i miei compagni. Infatti lo spettacolo è Compagni di Tango. C'è un momento dello spettacolo in cui dico: loro sono i miei compagni di tango, è con loro che passo tante sere nel corso dell'anno. Chi da solo, chi in compagnia, qui chiunque trova qualcuno con cui poter condividere questo meraviglioso mondo che è il tango. Quindi, ovviamente la colonna sonora. La colonna sonora sono dei tanghi meravigliosi, abbiamo la possibilità di sentire proprio alcuni tanghi storici. Io canterò un tango. Fai il Gardel, fai. No, farò un tango che ha cantato anche Carlos Gardel, Julio Sosa, che è Cambalace. Cambalace, che significa diciamo rigattiere, che in qualche modo significato figurato di caos, di casino, di confusione. Un testo scritto nel 1929 da Enrique Santos Discepolo, tutti erano di origine italiana, tutti questi grandi ovvio tutti, e il quale scrisse nel 29 una sorta di quadro chiarissimo della nostra epoca attuale, del caos in cui viviamo, assolutamente, un testo bellissimo, e in lunfardo tra l'altro. Oh, fermati. Qualche minuto fa, quando dovevamo stabilire se e quando ci saremmo incontrati, siccome io, tra le tante passioni strane, ho anche quelle delle lingue, il lunfardo è il dialetto che viene parlato a Baires o Buenos Aires, che dir si voglia. E chiacchieravamo con lui di questo, non è che siano tanti, poi io non sarò un grandissimo esperto, ma non ce ne sono molti neppure in verità. Ma questo lunfardo, esistono dei tanghi con testo in lunfardo? Assolutamente sì, anzi i tanghi storici sono tutti in questo dialetto, in questa sorta di castigliano abbastanza riveduto e anche volgarizzato in alcune parti, è molto più, come dire, immediato, tant'è vero che il participio passato, per intenderci, se ne va e quindi diventa mesclao, diventa... tutto smussato, tutto ridotto, ed è molto bello, ma allo stesso tempo è un po' più faticoso capirne il senso, anche perché ci sono un sacco di termini che sono assolutamente desueti. Ecco, non si usa. Hai vissuto a Baires, lo parlano il lunfardo i bairesini? Allora, ovviamente sì, almeno dalla mia esperienza sì, ovviamente è un fenomeno, diciamo, portegno, proprio della capital federale, proprio di Buenos Aires, e poi fuori ci sono anche altri dialetti, assolutamente, però devo dire che è una cosa legata secondo me a un'epoca, come qui stiamo perdendo un po' l'uso della nostra, dei termini quelli antichi, che ormai sentiamo solo nelle persone adulte o dei nostri nonni. Bene, insomma. Andiamo, siamo alla seconda parte, oltre al tango, chi è minimamente addentro a questo, il vero tango ha una cosa che, se possibile, è più tango ancora, che è la milonga. La milonga ha visto scrittori di livello mondiale come Borges scriverne alcuni, ho letto i testi di alcuni, per esempio quello Miguel Flores va a morire, secondo me è un capolavoro incredibile, capolavoro. Dice eso es moneda corriente, ma non mi sembra tanto moneda corriente, ma è un piacere che ti piacciono. Vabbè. Anche quest'altro, questo qua di Miguel Flores va a morire, qualche cosa di immenso, proprio immenso. E allora vabbè, telefono questo qui, dimmi un po', ma il tanghista, parola che non esiste, rispetto al milonghista, hanno diversità profonde, sono in contrapposizione, vedono le cose, o vedono tutte e due il mondo dalla stessa ottica?
Allora, guarda, intanto devo dire che il tango ha avuto in questi ultimi anni una lenta ma inarrestabile diffusione. Oggi si balla e si balla e si insegna in tutto il mondo. Ovviamente, come dire, la milonga è considerato un genere del tango, no? È più veloce, più ritmico, è un tessuto musicale, una struttura musicale che proviene dall'abanera, questa danza spagnola, che aveva un ritmo di 6/8, era molto veloce. Poi, questo la suonano col bandolino. Leone, no? Anche, certo, ovviamente il compass, il ritmo viene tenuto anche col bandoneone, viene suonato in questo modo molto ritmico, oltre che melodico. Ma la milonga è, come dire, sì, effettivamente, come tu dici, connota anche un'area di interesse verso il tango. Il milonghero è un personaggio diverso dal tanghero in generale, è uno più legato allo spazio, anche perché milonga significa anche lo spazio in cui si balla, dove c'è la pista, eccetera. Ecco, il milonghero ha un suo modo di vivere il tango, lo vive molto dentro, sulla pista, è un modo di ballare molto più, come dire, se vuoi anche più semplice, tra virgolette, però allo stesso tempo è pieno di cura e attenzione per il ritmo, per il rapporto con la donna. Il tango è come se fosse la differenza, ecco, la stessa differenza che ci può essere fra la lingua, fra l'italiano e un dialetto. Come dire, sono entrambi veicolo di grande espressività, di tutto, però in maniera diversa. La milonga è più veloce, poi la milonga invita di più, è quasi una cosa più istintiva, no? Ecco, ma del resto, se gente come Borges si è dedicato alla milonga... Sì, ma poi il tango ha questo valore veramente di memoria, di qualcosa di magico. Non so se ci hai mai pensato a questa cosa, sì, il sì, fatto di dire... A tutti è balenato anche per un solo istante l'idea di vivere a Buenos Aires, in questi luoghi, in queste milonghe, in questi posti, in un'epoca che non c'è più. Certo. Ma non è, secondo me, che non c'è stata mai, se vuoi sapere la mia opinione. In un'epoca, è un'epoca, credo sia l'epoca tango. Ma infatti è vero, sai, che effettivamente chi conosce il tango, chi lo frequenta, poi si rende conto che noi in quelle 3-4 ore di andate fuori dal tempo. Ma non si corre, non esiste tecnologia, non esiste, solo perché invece che del disco o dell'orchestra c'è un CD. Ma poi lì la dinamica, i codici, il codice dell'invito, la danza, eccetera, la ritualità dei gesti, quelli sono cose che si sono fermate agli anni 20. Allora, cioè, a che punto siamo? Siamo verso i 10 minuti? Benissimo, allora andiamo a chiudere. Io non ho preso manco il tempo per rimanere nel tempo. Benissimo, detto questo, detto del tango, detto che lo spettacolo alle 8:30 è alle 9 di sera, detto che un... Tutto sommato credo sia anche un esperimento sotto il profilo teatrale, no? Assolutamente sì. Che, al quale che tu possa dire di avere solo coordinato, al quale sicuramente hai contribuito in modo importante. Ma posso dirti una cosa? Io per esempio sono uno che è stato sempre tradizionalmente pressoché negato per il ballo e non ci vado manco pazzo. Mi piacerebbe solo sapere ballare bene il tango, perché ritengo che sia... che forse proprio per questo suo essere fuori dal tempo ha acquisito un linguaggio universale, proprio perché non lo puoi... La gente dice argentino, non credo, il tango è di dovunque, il tango è alle 8 del mattino, alle 2 di notte, nella caffetteria più scalcinata del quartiere più scarso di Buenos Aires, come nel più raffinato ristorante, nella più raffinata sala d'incontro di un'altra città. Ma l'uomo e la donna, perché non dimentichiamo, il tango c'è una grandissima cosa, mi sembra d'oro lo sbeico greco, ma quello si balla da solo, non c'è tacchi, non si vede. Perché là i testi sono disperati, come ho fatto, tutto l'altro. Invece il tango, ma c'è un momento, chiudiamo, ce l'ha un momento di gioia il tango? Beh, certo che ce l'ha nella condivisione, proprio nell'incontrare la diversità, perché tu sei costretto in qualche modo, dal momento in cui accetti di ballare con una persona, di condividere con lei il suo
pH, la sua pelle, la sua possibilità di divertirsi, di farsi portare dalla musica. E quindi è, questo è molto bello, è anche molto emozionante. Tu immagina di dover, durante una serata di milonga, invitare 10 donne a ballare. Puoi avere dell'imbarazzo, sono sfide, piccole sfide che ti tengono però, come dire, vivo, come se ci avessi l'adrenalina, perché hai anche la responsabilità, perché il tango, l'uomo cosa fa? Cerca di far tutti quei passi. Chiaramente una musica magica, eh? La musica fa tutto. No, no, ma nel senso magico, nel senso è l'uomo che guida. Sì, l'uomo, no, è l'uomo che guida, ma guida a cosa? E propone alla donna dei movimenti perché la donna si possa esibirsi. Quindi sono tutta una serie di cose che io faccio perché la donna abbia la possibilità di mostrare la sua bellezza. C'è anche questo, tu dici, ma è una cosa un po' antica, sembra, no? Invece è questo, è proprio questo. E comunque, per andare a chiudere, credo che sia una cosa che veramente, se uno non lo fa con la mente sgombra, cioè ponendosi di fronte a non una montagna da scalare, ma un'esperienza da vivere senza preconcetti, senza traguardi che ti fissi, senza tempi che devi rispettare. Devi al tango, credo che il tango vada bene soltanto se tu riesci a entrare in totale empatia con il tango. Sì. Se no, non è, sai, il ballo che puoi ballare così. No, non è un'esibizione, non è come i balli caraibici dove tutti ballano insieme, è un fatto e molto poi non grande. È di gruppo. E poi non, e è, non, è, non, è un, non è un ballo di gruppo. Io voglio ricordare appunto che Rosso Tango Ragusa è la più longeva, la più antica scuola di tango di Ragusa, per la storia ragusana, e che ha, come dire, invitato a ballare e ha formato tantissimi ragazzi, ragazze, adulti di ogni ordine e grado, ed è veramente un esperimento forte quello che stiamo facendo, perché in qualche modo raccontiamo la nostra esperienza in una comunità. Poteva essere il tango, poteva essere un'altra cosa. In questo spettacolo il tango non è per forza il protagonista, è il pretesto per raccontare ancora una volta l'uomo, cosa siamo diventati grazie al tango. Chi non lo ha mai provato non lo può capire bene, però quando lo scopri e quando cominci a fare la prima milonga e hai passato una serata ballando con delle persone che ti hanno anche ringraziato per averle fatte ballare, quella musica, quel quattro quarti te la porti appresso, te lo porti sempre appresso. Questo non fa altro che aumentare la mia invidia. Però devo dire che, come si chiamano i due capiscuola? Giorgio Cavalieri e Ornella Rissandrelli. Intanto ricordo sabato sera qui al Teatro Perracco, che fortuna che hanno avuto a non avere me come, che fortuna che hanno avuto a non avere me come allievo, poverini, veramente sarebbero passati il rock and roll di corsa. Vi saluto e grazie a Massimo. Grazie a voi. Questa è Teleiblea. Saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo su questa emittente e su tutte le altre che settimanalmente irradiano in tutto il territorio italiano questo programma, che da più di 13 anni vi tiene compagnia con il bello, ma soprattutto con il buono della nostra Italia. Il tema iniziale di questa settimana sarà il grano. Special Wheat è stata una ricerca universitaria per la sperimentazione scientifica a servizio dell'agricoltura, dedicata alle filiere avanzate per la produzione di frumenti speciali per l'industria alimentare. Capofila del progetto è il Dipartimento di Scienze Agrarie dell'Università degli Studi di Torino, che ha coinvolto gli attori più importanti del territorio, tra i primi il Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest e Coldiretti Cuneo.
Siamo in un momento, diciamo, di presentazione di un progetto di ricerca che parte dal presupposto che il settore dei cereali in questi ultimi anni ha avuto veramente un momento di crisi elevata, data sicuramente da un prezzo non riconosciuto rispetto a quello che è la qualità del prodotto. Partendo di questo presupposto sappiamo benissimo che ci sono delle difficoltà, in primis difficoltà legate alle importazioni, importazioni che ancora oggi sono molto selvagge, non controllate, basta pensare che ad esempio solo l'anno scorso sono entrati in Italia, sono stati importati oltre 1 miliardo di chili di grano tenero. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che sicuramente non abbiamo una produzione che va a colmare la necessità, ma che queste importazioni arrivano da stati, ad esempio dal Canada, dove sono permessi l'utilizzo ancora di, ad esempio, del glifosato come di altri pesticidi. Questo progetto virtuoso parte proprio dalla ricerca di specialità, di qualità, di standard qualitativi molto alti nel creare non sicuramente delle commodities ma delle specialties. Questo cosa vuol dire? Andare nel concreto a diversificare le produzioni attraverso un progetto virtuoso che va a segmentarsi sul territorio, quindi a diversificarsi sul territorio, cercando anche di creare una propria vera filiera. Fare filiera vuol dire che vengono coltivati e vengono raccolti dei grani teneri, quindi dei frumenti, attraverso un contratto. Un contratto di per sé vuol dire avere anche un valore commerciale superiore del prodotto, ma vuol dire anche dare una garanzia di tracciabilità del prodotto e allo stesso tempo dare una remunerazione equa, giusta a tutti quelli che sono gli attori della filiera. E le prospettive quali sono? È sicuramente quelle di dare maggiore forza al nostro comparto produttivo, dare una maggiore gamma di prodotti, una maggiore varietà di prodotti nel creare quindi un polo di qualità che sia un punto di riferimento non soltanto per questi progetti che sono molto utili ma in via sperimentale, ma che sia un punto di riferimento anche per prospettive di filiere concrete e innovative per il futuro di questa filiera del grano tenero. La Coldiretti Cuneo si è avvalsa dell'assistenza tecnica dell'Agenzia 4A per seguire le imprese che hanno aderito al progetto. Che cosa è emerso da questa giornata di presentazione di questo progetto? Beh, oggi è emerso, dietro a un biscotto, comunque un pane o qualsiasi, c'è molto molto lavoro. Gran parte di questo lavoro è la consulenza tecnica. Come Coldiretti Cuneo è l'unica federazione che ha mantenuto questa consulenza tecnica per dare un vantaggio e dare soprattutto un servizio aggiuntivo alle aziende. Penso che questo sia un tassello fondamentale quando si parla di filiera. Noi vogliamo farla concretamente, siamo proprio a servizio delle aziende, non solo burocraticamente ma proprio in campo. Noi andiamo proprio in campo a dare quella che è proprio la differenza, a portare il sindacato realmente in casa. Quindi siamo a contatto con le aziende agricole. E questo è molto importante perché abbiamo un rapporto diretto e vediamo quelle che poi sono le difficoltà che tutte le aziende ci portano ai tavoli e noi li vediamo concretamente in azienda. In più abbiamo il valore aggiunto di non essere pagati da nessuno, poter dire la verità e quindi poter seguire l'azienda in tutti i passaggi, quindi dalla semina fino alla trebbiatura, seguendoli in tutti quelle che sono poi le difficoltà che purtroppo anno per anno e ogni anno in modo differente riscontriamo in campo. Le prospettive, l'abbiamo detto, non sono così rose, ma noi siamo ottimisti perché effettivamente producendo la qualità, facendo massa critica, avendo delle produzioni, non parlando più di misto rosso, ma produzioni di qualità richieste dal mercato, sicuramente anche a livello economico potremo fare la differenza, soprattutto in un'ottica di vantaggio economico per le aziende agricole del territorio. Il Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest ha evidenziato l'importanza del disciplinare di produzione e della qualità nello stoccaggio per mantenere elevata proprio la qualità stessa del prodotto, garantendo una corretta filiera della produzione, esatto? Sì, il Consorzio Agrario sono 15 anni che crede nelle filiere e continuerà in questo aspetto. Insomma, sono nate per scommessa su una richiesta di non essere in grado di produrre 3.000 quintali di grano omogeneo, siamo arrivati a 120.000, credo che la scommessa sia ampiamente vinta sul territorio. Ma questa scommessa è quella che ha portato reddito negli ultimi 15 anni alle aziende agricole, facendo sì che il grano, essendo un grano di qualità e specializzato, come abbiamo detto stamattina, ha portato a una premialità sulle aziende agricole. Stamattina l'ho accennato, la contrattualistica fatta dal Consorzio non è solo un metodo per avere della premialità, ma è anche un servizio e una trasparenza delle condizioni economiche che le aziende agricole conoscono già all'atto della semina su quelle che saranno i premi e i prezzi del raccolto. Quindi sono proprio un servizio di trasparenza, non è solo fatto da dover ritirare il grano e venderlo,
è proprio tutta una serie di operazioni, tecnica colturale, scelta varietale, indirizzamento colturale, centri di stoccaggio dedicati, operazioni di conservazione di stoccaggio che portano a premiare il grano che produciamo. Il futuro è quello di continuare su questa strada, cioè di arrivare ad avere, diciamo, il 90% di grano qualificato sulla nostra zona, in maniera ad avere un misto rosso sicuramente di qualità, che potrà essere commercializzato molto velocemente, e poi specialità come grani di forza, panificabili superiori, grani biscottieri, che potranno essere premianti sulle aziende agricole e specializzare la cerealicoltura piemontese. Come abbiamo detto, capofila del progetto Special Wheat, il Dipartimento di Scienze Agrarie dell'Università degli Studi di Torino. Una strategia vincente è quella di slegare il prodotto dal mercato del frumento comune, portando il grano da commodity a speciality, esatto? Ma certamente il frumento, che nella provincia di Cuneo, ma in generale nel Piemonte e in Nord Italia, era una coltura considerata un po' minore, per recuperare redditività e dare soddisfazione alle aziende agricole e soprattutto per rispondere alla domanda dei mercati del sistema produttivo alimentare, deve trasformarsi in un frumento che abbia delle qualità nutrizionali, delle qualità sanitarie e tecnologiche naturalmente superiori, e il progetto è nato per dare una risposta a queste esigenze di qualità. Come tutte le ricerche che si fanno sotto le stelle, sotto il sole e anche sotto la pioggia, ha bisogno di conferme, partendo da una materia prima che nasce dal campo, soggetta alle variazioni climatiche, di suoli, della realtà aziendali, che sono sempre una diversa dall'altra, quindi abbiamo dovuto affrontare le cose, come dice lei, gradino per gradino.